perduri la campana, si udirà, c'è una festa, din din don dan. Che bella canzoncina. Bellissima. Ah, non c'è niente di meglio che star seduti dopo una lunga giornata di lavoro, vero caro? 4 e 3 centesimi, 4 e 11 centesimi, e in totale fanno 9 sterline e 7 scellini per questa settimana. Non male, eh? Senza considerare quello che ho dovuto pagare per le mie tende nuove e per l'armonium. È stato un vero affare, veniva usato pochissimo da quando la cappella ha preso fuoco. Mr. Todd, mi stai ascoltando? Sì, certo. E che cosa ho detto? Ci sarà un modo per arrivare al giudice. Oh, sempre questo stramaledetto giudice. Abbiamo una bella attività rispettabile. I soldi entrano regolarmente e finché saremo attenti a chi scegliere, sono stranieri coloro i quali nessuno verrà mai a cercare, ma chi se ne accorgerà? Nessuno. Oh, Mr. Todd, ma che bello, lo sa. Potrei mangiarla, ma ci verrebbe via con me, Mr. Todd, se ne va. Buoni affari qui in città, ma vorrei andare via tra un anno o due. Vieni via con me. Sì, certo. Vuoi sapere dove andrei? Ma sì. Ah, sì, da quando ero una piccola e magra bambino avevo un sogno. La mia ricca zia lei che ci portava al mare per le vacanze estive, il molo. Io facevo dei piccoli castelli di sabbia. Posso ancora sentire la sensazione delle dita dei piedi che si dimenano nell'acqua salata. E posso già vederci nei nostri costumi da bagno. Tu in una bella marinara. Io righe forse. Io e lei, Mr. Todd, sono in riva al mare. Io e lei, Mr. Todd, amo cucinare. Io e lei, Mr. T, quello che vorrei è una casa solo per noi. Sul mio cappello, con il mare che vedo oltre il cancello, ogni sera potrei toglierle le scarpe e potrei fare delle porte. Io e lei, non sarebbe bello. Io e lei, non sotto l'ombrello, sul mare sì. Quello che vorrai, c'è uno strillo, sarà un gabbiano, oh, oh. Ma aspetteremo e poi faremo noi, oh, oh. Sul mare un prete ci sposerà e nel mio letto ti sveglierai. Mi trema la voce guardando la croce, dirò sottovoce lo voglio. Con il sole che bagna la nostra sarà sempre gente di venerdì e passeggiando la sera, io già lo so, mi chiameranno signora Todd. Ci siamo noi, soli nella baia, io e lei, corni la mannaia, e vivremo lassù sopra il mare più blu. Diamoci un bacio, Mr. Todd. È stato adorabile. Sì, sì. Mr. Todd, mi ami almeno un po'? Ma certo, sì. Sono 17 anni che è morto il mio povero Albert. Non vedo perché non dovrei sposarmi in bianco, non trovi? Mi farò pagare per quello che hanno fatto a Lucy. Mio caro, ascoltami, è ora di abbandonare tutte queste fantasie morbose. La tua Lucy non c'è più, non c'è più. Adesso c'è qui la tua Nelly, qui. Mr. Todd! Mr. Todd, l'ho trovata! Hai trovato Joanna? Sì. Chi? Joanna. Il giudice l'ha chiusa in un manicomio. Chi? Torbi. Dove? Al Fog. Dove? Al manicomio di Fog. Al manicomio di Fog. Joanna è chiusa là dentro con quei pazzi. Il manicomio, sì. Possiamo considerare Joanna già salva. E perché? Dove pensi
si sprocurino i capelli, parrucchiai di tutta Londra. All'umitorio? A Bethlehem! A Bethlehem, a Bethlehem. E dov'è Bethlehem? Prendono i capelli dai pazzi del manicomio. Ma che schifo! Ma quindi tu sei convinto che il manicomio fa così, perché no? La giusta quantità di denaro ti mandano i capelli di un qualsiasi pazzo. Anche lo scarpo! Vado! Scriveremo una lettera per organizzare una visita, offrire a questo signor Fogg il prezzo più alto per il tipo di capelli esatto di Giovanna, che tu sicuramente saprai di che colore sono. Non lo sai? Giallo. No! 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 Un parrucchiaio non direbbe mai giallo. Devi sapere tutto quello che c'è da sapere sui tipi di capelli. Quali sai? Niente. È impossibile, ragazzo. Che sono lunghi e corti. Non basta, cos'altro? Che sono di tanti colori. Non basta, cos'altro? Peccato. Non basta, cos'altro? Basta. 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 Che sono grigio, bianco, nero, lucido, ocra, giallo paglierino, pagliato, grosso, fine, liscio, liscio. Ripeti. Ne vale della tua vita, ragazzo. Ah, sì. Va bene. Sono neri, bianchi, grigi, grigiolini, grigetti. Sono lunghi e corti. Sono paglierino. Pelati. No, pelati. Perlati. Arrocciati. Fulvi. Color furetto. E grossolani. E ne mancavo. Curvi. Bravo, bravo, curvi, sì. Beh, non mi rimane che scrivere una lettera al giudice Turpin dove lo informerò che tu stai andando a rapire Giovanna e poi la porterà a casa. E lui cadrà nella mia trappola. Giusto. Ecco. Tieni la pistola per uccidere, se devi uccidere. Ammazzerò una dozzina di carcerieri se devo. Allora vai, Anthony, non c'è tempo da perdere. Vai. Mr. Todd. Grazie, amico mio. Al qui onorevole Turpin, all'onorato, mi preme informarla che presto il ragazzo vuole rapire lei, signor Pirelli, mi sembra che il buon Dio ti abbia mandato qui per me. Sono il mio buon cuore.
enorme, grande abbastanza per tutte le creature del mondo. Sai, mamma. Mamma? Non c'è niente che io non farei per te. Se ci fosse qui un mostro, o un orco, o qualcuno di malefico intenzionato a colpirti, io sarei capace di prenderlo a pugni, lo farei a pezzi con le mie mani, lo farei! Che bambino dolce che sei. O anche se fosse solo un uomo. Un uomo, caro? Un uomo malvagio. Qualcuno che possa averti attirata nascondendo le sue cattive intenzioni. Che dici? Di cosa stai parlando? Ti sarò vicino, ti proteggerò. E da cosa dovresti proteggermi? Ti sarò vicino, lo sai, per te ci sarò. E cosa intendevi dire con uomo? Mi prenderò cura di te. Pensando e mi chiedevo, ecco, si tratta di lui, di Mr. Todd. Oh, io lo so che a te piace, ma gli uomini non sono come le donne, non ci si può fidare di loro, io lo dico per esperienza. Stai tranquilla, io lo so che posso farlo, sai. Parlare con me mentre ero affaccendata con i miei ferri, perché stavo pensando,
Ma che bravo bambino che è Toby! Ma quando si impegna Toby, quanto lavora duro! E mi chiedevo, chissà se ha mai pensato di venire giù nel forno con me a imparare come si fanno le torte? Davvero? Posso imparare come si fanno le torte? Ma certo! Perché non andiamo subito allora? Sì! Vedi, vedi, qui ci sono gli scalini che scendono giù nelle cantine, quindi gli odori emergono, eh! Dio solo sa che cosa c'è laggiù sotto, così buio e ammuffito! Vieni, vieni! E poi ci sono sempre un paio di ratti morti! Che cos'è questa puzza allora? Sì, sì, sì. Ecco, questo è il forno! Ah, è bello grande! Beh, sì, eh! Grande abbastanza per tutte le torte che vendiamo! 10 dozzine alla volta! E devi assicurarti di chiudere la porta correttamente! Così, tutte le volte, eh sì! E poi guarda, qui c'è il tritacarne! Qui si mette la carne, si gira e la carne esce da qua! E vuoi sapere qual è il segreto per avere torte dolci e tenere? 3 volte! Devi girare il macinino per 3 volte! Tre volte! Piano, piano, piano! Piano, lentamente! Lentamente senza fermarti! Gira lentamente, bravo! Sì, adesso appena arriva una partita di carne ti mettiamo al lavoro, eh! Così poi imparerò a fare le torte! Certo! E dove stai andando? E torno subito, Toby! Torno subito! Tre volte! Piano, piano, senza fermarti! Signora Lovett! Signora Lovett! Mister Todd! Mister Todd! Mister Todd! Lei polli blanche sola laggiù, guarda il cielo e sospira. Lei ama lui, ma lui non l'amerà, perché lui sta con lei e a Canterbury. La campana si udirà, c'è una festa di dindonda. Bravo, messo Bedford. Non sapevo che fosse un amante della musica. Buon pomeriggio, signora Lovett. Ottimo strumento che ha acquistato. La mia gioia e il mio orgoglio. Lei, Polly Plunkett. Sì, bene, questa l'abbiamo già sentita, eh? Sì. Bene, signora. Spero che abbiate qualche minuto. Vede, sono qui oggi in veste ufficiale. Ufficiale? E così, signora, vede, ci sono state delle lamentele. Lamentele? Sì, sì, riguardo alla puzza che esce dal camino. Dicono che di notte esce del fumo nero. I regolamenti sanitari sono il mio dovere. Temo che dovrò chiedere di lasciarmi dare un'occhiata. Al forno? Sì, certo, signora. Ma io non ho le chiavi, il forno è chiuso. Le chiavi ce l'ha Mr. Todd e lui non è qui. Ah, e quando tornerà Mr. Todd? Non saprei proprio dire, ecco. Una campana alla torre di Bray suona, lei prega per lui, dindon. Lui tornerà nella torre di Bray, dindon. Dindon. Cos'è stato? Il mio ragazzo, il ragazzo che mi aiuta con le torte. Ah, ma sicuramente è giù al forno. Ah, sì, 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 ma ferma, vede, lui è un po' picchiatello, ha capito? La scorsa settimana è scappato di casa e l'abbiamo trovato dopo 2 giorni lungo il fiume tutto affamato, poverino. Da quella volta noi lo chiudiamo per la sua sicurezza. Bene, allora non ci resta che aspettare Mr. Todd, no? Bene. Ma se 2 campane risuonano a Bray... Signora, sì? Dato che amate la musica, perché non mi accompagnate nel campo? Diamine! Dindon, dindon, lui non tornerà. Dindon, dindon, si udirà nella torre di Bray. Dindon, dindon, se le 3 campane alla torre. Quante campane ci sono? 12. Che meraviglia! Dindon, dindon. Mancavano ancora 11 campane. Vedi, il messo Bedford è venuto perché ci sono state delle lamentele sul forno, roba del genere. Ma non c'è nessuna fretta. Adesso che è arrivato Mr. Todd, perché non salite di sopra e vi fate fare carino carino? Ci sarà un altro momento per visitare il forno? Bene, mi dica, signor Todd,
Avete della pomata per capelli? Io amo molto avere la pomata sulla testa. Ma certamente, vi farà un massaggio anche con del bel rum. Tutto gratuitamente. Signor Todd, lei è davvero molto gentile. Lo sono, signore. Interamente a vostra disposizione.
presto. Io arriverò tra mezz'ora. Devo cercare una carrozza. No, ci stanno ancora cercando. E se ci avessero seguito? Anthony, ti prego, lasciami venire. No, è troppo rischioso. Vestita così da un uomo che mi può riconoscere. Il rischio è troppo grande. Oh, Miss, eccomi, Miss. Guardami adesso. Sono qui io per te. Ah, Miss, guardami io e te. Fuggiamo adesso per mare in Francia, io e te. E vedremo tante meraviglie. Questo sorriso.